Buonasera a Buonasera. tutti ragazzi, condividete la live perché stasera non avete idea di dove andremo a finire, cioè, andremo a finire nel luogo più sperduto della Terra, anche uno dei luoghi più estremi della Terra, ma non a fare una vacanza o chissà cosa, ma vedremo come in questo luogo c'è... possono recuperare facilmente materiali extraterrestri. Stiamo parlando di meteoriti. Allora, ho il piacere di avere con me Luigi Folco questa sera, che è il professore di cosmochimica, geologia planetaria all'Università di Pisa, e quindi una delle poche persone in Italia che come me studia meteoriti. Ragazzi, siamo davvero quattro gatti in Italia, credetemi quando lo dico. Allora, Luigi Folco, come ho detto, professore associato nel Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, da 25 anni si occupa dello studio petrologico dei meteoriti. Solo questo, ma anche delle rocce prodotte dagli impatti catastrofici di questi asteroidi sulla Terra, e anche quindi della ricerca di meteoriti nei deserti caldi e nei deserti freddi. Pensate che ha partecipato a 10 spedizioni in Antartide per la raccolta di meteoriti e dal 2009 è addirittura coordinatore nazionale del progetto Meteoriti Antartiche del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide. Quindi c'è un po' di Italia in Antartide anche grazie a Luigi Folco. Addirittura Luigi ha un asteroide dedicato a suo nome, chiamato 7006 Folco, e questo asteroide si trova nella fascia principale degli asteroidi, praticamente tra Marte e Giove. Allora, quindi Luigi vuol dire qualcosa? Buonasera a tutti, no, grazie di questa introduzione. Niente, no, va C'è benissimo. Roberta che ti saluta, come tutti gli altri. Grazie a tutti ragazzi, condividete la live, ricordate. Ecco, fate domande mentre andiamo avanti ora con la presentazione, perché questa è un'occasione unica, perché non ci sono tante persone che sono andate in Antartide sulla Terra, quindi è un'occasione unica anche per chiedere qualcosa su questo territorio. Quindi ora, prima di tutto, ecco, Luigi ci spiegherà cosa sono i meteoriti, perché è importante studiarli. Quindi perché si va in Antartide a cercare di recuperarli. E poi si parlerà in dettaglio delle sue spedizioni, quindi di come si organizza una spedizione in Antartide, cosa ha fatto, quali avventure ha fatto. Insomma, siamo pieni di argomenti stasera. Quindi do la parola a Luigi Folco. Vediamo, sono Va curioso quanto voi, ragazzi. Vediamo. bene, grazie. Buonasera, allora. Anzitutto, vabbè, una domanda tecnica, mi sentite, immagino, giusto? Sì, ti sentiamo. Perfetto. Niente, intanto grazie Nicola per questo invito, sono veramente emozionato, devo dire, perché è la prima volta che mi sento quasi in televisione, più che essere, diciamo, sì, no, te lo schermo. E niente, come diceva Nicola, questa sera velocemente volevo dirvi alcune cose. La prima è appunto, diciamo, cosa sono le meteoriti, poi perché le studiamo e soprattutto perché andiamo in Antartide a cercarle. Poi, se abbiamo un po' di tempo, mi piacerebbe farvi vedere una serie di diapositive molto veloci Sì. sull'ultima spedizione a cui ho partecipato. Quindi io adesso incomincerei a condividere lo schermo, se siete d'accordo, e iniziamo Sì. Eccoci con questa presentazione. qua, puoi mettere a schermo intero. Perfetto, Perfetto. benissimo. Poi D'accordo. fai nascondi sotto, vedi che c'è la barra, se fai nascondi si vede. Ah, Ok, perfetto. devo fare questo. Oh, no, 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 aspetta, hai No, no. tolto la presentazione così. Rimetti la presentazione. Ok. Confermo. Perfetto. Vai. Va bene, d'accordo. Allora, posso, diciamo, saltare un po' questa presentazione
prima diapositiva che semplicemente dice che mi occupo di materiali planetari appunto da molto tempo, come ha detto Nicola, quindi non ripeto, se non il fatto che questa sera, diciamo, metto il cappello del coordinatore nazionale del progetto Meteoriti Antartiche, del programma nazionale delle ricerche in Antartide, il PNRA sostanzialmente. Quindi cominciamo con cosa sono le meteorite. Bene, sono delle rocce di origine extraterrestre catturate dal campo gravitazionale della Terra. Sono di composizione, diciamo, silicate, quindi assomigliano un po' alle rocce, diciamo, fatte che troviamo appunto sulla crosta terrestre. Normalmente sulla crosta, certo, sì. Altre invece che possono essere metalliche, non so se vedete il mouse, provo a, dunque il puntatore, come lo posso attivare? Ah, vediamo il mouse, Sì, lo vediamo, ok. ecco, laser pointer, perfetto, lo vedo meglio. Perfetto, si vede meglio, certo, sì. Oppure possono essere metalliche, per intenderci, oppure ci sono anche delle altre rocce che sono un po' un misto delle due. Le meteoriti impattano l'atmosfera a velocità cosmiche e vengono decelerate, per fortuna, appunto dall'atmosfera. Il passaggio in atmosfera è segnato da un fenomeno luminoso che non so se questo video partirà mai, probabilmente no, perché no. Vabbè, niente, mi dispiace, non parte. Vabbè, a qualcuno sarà capitato di vedere una meteora in cielo? Una meteora in cielo, No. esatto. Quindi fondamentalmente quello che succede è che vengono decelerate, questo processo di decelerazione accompagnato a un fenomeno luminoso importante, che appunto noi chiamiamo meteora in questo caso, che produce una fusione del nostro corpo, una riduzione di massa, ma fondamentalmente dà origine a una caratteristica proprio delle meteoriti, che è la crosta di fusione, che è questa crosta pellicola che vedete sulla superficie di questo oggetto qui, che è appunto, diciamo, prodotta da questo passaggio in atmosfera. Benissimo, caratteristica diagnostica che ci permette di distinguere dalle rocce terrestri. Altra cosa importante, bene, loro sono cosa? Sono un detrito dello spazio, di piccole dimensioni, per la massima parte sono frammenti di asteroidi, in misura minore invece sono frammenti della superficie di Luna e Marte, e altre sembrerebbero essere, diciamo, dei frammenti provenienti dai nuclei di comete. Sono prodotte, questo detrito da cosa? Ma fondamentalmente da collisioni reciproche tra corpi celesti di tipo solido, in particolar modo dagli asteroidi, come ad esempio qui vediamo una bellissima, fortunata immagine di una collisione che è avvenuta appunto nella cintura degli asteroidi, catturata dalla Hubble Space Telescope. Oppure possono formarsi questi detriti attraverso la disintegrazione spontanea indotta appunto da sublimazione, quando dei corpi celesti che contengono dei ghiacci si avvicinano al Sole e danno origine appunto a quel fenomeno che noi chiamiamo appunto attività cometaria. Oppure possono essere degli ejecta di impatti energetici su corpi di tipo planetario, come ad esempio le meteoriti che provengono da Marte, quindi Così, sono lanciate fuori dal campo gravitazionale di Marte, che ha una velocità appunto di fuga abbastanza importante, sono, se non mi sbaglio sono 5 km al secondo, e vengono in qualche modo, diciamo, liberate nello spazio e quindi poi possono come posso dire, quindi avvicinare. ragazzi, ecco perché abbiamo meteoriti che provengono da Marte, capito? Quando un asteroide impatta sulla superficie di Marte, questi frammenti vengono espulsi dal pianeta e arrivano poi sulla Terra, possono arrivare. Non è che Esatto. un meteorite marziano è un meteorite che è caduto su Marte e poi è arrivato sulla Terra. Perfetto, sì. Benissimo. E ora si domanda, bene, quante ne cadono di meteoriti in generale? Così, di materie sulla Terra è circa 4 tonnellate ogni anno, quindi stiamo parlando di decine di migliaia 5 ogni anno. tonnellate. Ah, sì. Sono... No, sì, di... C'è la connessione che Pulvisco, sì. C'è un po' la connessione è che è un po' debole? sta ok, un po' debole, quindi provo ad aprire la porta. Ok. Ottimo. Vai, Va vai, vai. meglio? Sì. Perfetto, aspetta un secondo, sì. Sì. Va bene, niente, però accade sotto forma principalmente di polveri cosmici, oggetti, diciamo, che noi chiamiamo meteoriti, quindi che hanno delle dimensioni che non superano il metro, pochi metri. La frequenza di caduta è di circa, diciamo,
una al giorno, per intenderci, sull'intera, diciamo, superficie terrestre. Questo è un diagramma che non sto a spiegarmi, ma fondamentalmente ci dice che esiste una relazione inversa tra le dimensioni degli oggetti che arrivano sulla Terra e la loro frequenza. Quindi avremo una caduta maggiore, più frequente, di oggetti piccoli piuttosto che di oggetti grossi. Questo per fortuna, perché ovviamente gli oggetti grossi non vengono decelerati dalla atmosfera e arrivano a picchiare a terra, formando appunto dei Però, crateri. oddio, per noi scienziati, diciamo, forse è una fortuna, diciamo, avere pezzi più grandi da studiare, però certo non vogliamo che distruggano una città, no? Sei il Giusto? solito ingordo, yeah. Che poi sempre, diciamo, tanto materiale da studiare. Benissimo. E comunque, ecco, dicevo, quanti meteoriti abbiamo nelle nostre collezioni? Abbiamo circa 60.000 esemplari, no? Che sono presenti nei vari istituti di ricerca, nei musei e così via dicendo. Questa è una bella meteorite, una meteorite metallica che si può vedere oggi al planetario di New York, è esposta da quelle parti. Bellissimo. Quindi sono circa 60.000 esemplari, di Quindi cui praticamente sedendoti lì è come se ti siedi sullo spazio, perché su un asteroide sullo spazio. sì, In diciamo certo che sì. senso. Una sorta di navicella spaziale, insomma, perché visto. Sì. Comunque, niente, dicevo, 60.000 campioni in tutto, di cui 1.100 sono state viste cadute, quelle che noi chiamiamo le cadute, no? Quindi che sono state in qualche modo fotografate. Vediamo se questo video parte. No, nemmeno questo, non riesco a capire perché. Ma insomma, questo potrebbe essere un po' un problema, forse per la presentazione successiva. Ma va bene, comunque, in ogni caso, vedete appunto il fenomeno luminoso. In questo caso è stato fotografato da una persona che stava guardando una partita di baseball. Qui siamo a Peekskill negli Stati Uniti nel 1992. Una meteorite, tra l'altro, molto famosa, che è caduta sopra un'automobile che doveva essere un catorcio da 1.000 dollari, forse, che poi è stata di fatto venduta a Smithsonian, che è appunto uno dei principali musei americani, che è a Washington, per 200.000 dollari. Quindi, diciamo, ha un valore aggiunto per il fatto che porta questa ferita della caduta di questa meteorite. Comunque, volevo dire, solo una piccola parte sono state viste cadere. Il grosso, invece, delle meteorite nelle nostre collezioni deriva da che cosa? Deriva da ricerche sistematiche fatte da ricercatori, da collezionisti, in aree, diciamo, desertiche del nostro pianeta, che possono essere o dei deserti caldi, come quello che vedete nelle immagini qui a sinistra, oppure deserti freddi come l'Antartide. Quindi sostanzialmente si cercano delle superfici che sono stabili, che sono chiare, perché le meteorite sono spesso appunto di colore scuro, proprio per il fatto che hanno questa crosta di fusione che si colora sempre nei toni scuri, e quindi delle superfici dove non abbiamo né erosione né sedimentazione. Quindi cosa di meglio di un erg, nel deserto sahariano, per intenderci? Oppure cosa di meglio di una superficie ghiacciata come quella della calotta polare antartica? Bene, ora Soprattutto perché. in Antartide, scusa Luigi, è meglio perché anche per il colore, c'è cioè il contrasto di colore tra il bianco e il nero, visto che la grossa Esatto. diffusione dei meteoriti è sempre nera, Esatto, giusto? esatto, esatto. Ora, velocissimamente, vi faccio vedere delle diapositive per farvi capire un po' perché le studiamo. Non mi soffermerò molto perché ci sarà poco tempo, però magari vi do un po', come posso dire, lo stimolo per eventuali domande successive. Comunque, fondamentalmente studiamo le meteoriti perché loro sono un laboratorio naturale per andare a indagare qual è l'origine e l'evoluzione del sistema solare, che è iniziato 4 miliardi e mezzo, 4 miliardi e mezzo di anni fa, d'accordo? E ovviamente ci serve anche per capire però come si formano altri sistemi planetari nella nostra galassia. E ci sono alcune meteoriti che sono dei frammenti di asteroidi estremamente primitivi, cioè nel senso che nel momento in cui sono formate, poi non si sono evolute geologicamente. Quindi cos'è che fanno? Ricordano quelle che erano la composizione chimica del sistema solare agli albori, cioè in particolar modo nel disco protoplanetario, cioè quel disco di polvere e gas che si era formato intorno al protosole, da cui poi si sono condensata la materia e ha iniziato a crescersi i vari corpi celesti, ivi incluso la Terra. Poi ci danno informazioni appunto su questi processi di accrezione. Ci sono altre invece meteoriti che sono un pochino più evolute, che magari sono di composizione metallica, o hanno delle composizioni simili ai nostri basalti, per intenderci quelli dell'Etna, per dire, Sì. che Sì.
che di fatto però hanno dell'età molto molto antica, ci narrano di che cosa, ci dicono quali sono stati i processi di differenziazione che sono avvenuti nei corpi celesti agli albori del sistema solare, quindi quei processi che in qualche modo hanno portato alla formazione dei nuclei metallici all'interno dei corpi celesti tipo terrestri, ai loro mantelli silicati, cioè alle loro croste basaltiche. Perché no? Ragazzi, la struttura interna della Terra. Certo, prego. Perché sappiate ragazzi che tipo i nuclei dei pianeti siamo costituiti tutti diciamo da elementi metallici come il ferro, il nickel, quindi se noi troviamo un meteorite metallico significa che quello è provenuto possibilmente da un antico nucleo di un protopianeta o un pianeta, esatto. Chi lo sa. Scusa un attimo Luigi, c'è Valentina Akernar che fa una domanda: a quando risale il meteorite più antico tra quelli che conserviamo? Io penso sia Luigi, penso sia l'ultimo che è stato trovato, quello ErgCheck 002, giusto? Quello recente. Sì, ma insomma, diciamo così, il meteorite dal punto di vista della formazione è sicuramente quello che tu hai appena menzionato. La cosa importante da ricordare è che gli oggetti più antichi che noi troviamo, che abbiamo a disposizione oggi del sistema solare, si trovano dentro alcuni tipi di condriti e sono delle inclusioni particolari. Giusto. Si chiamano inclusioni che hanno una certa composizione, diciamo un po' speciale per certi versi. E sono gli oggetti più antichi del sistema solare, tanto è vero che noi li utilizziamo come tempo zero per la cronologia di tutti gli eventi e di tutti i processi geologici che sono avvenuti nel nostro sistema solare, ed è di 4,567 miliardi di anni, d'accordo? Che giustamente Andrea Vitrano, che è un geologo, dice le CAI. Cioè, esatto, esatto. Esattamente. Le calcium aluminum inclusions. Benissimo. Esatto. Altri motivi, ci sono alcune meteoriti che sono delle brecce, cioè sono praticamente gli agglomerati di frammenti di roccia. Cos'è che ci narrano? Ci narrano della storia collisionale che è avvenuta appunto in particolare in alcune regioni del sistema solare, tra cui appunto specificamente la Main Asteroid Belt, che è la cintura principale dove troviamo corpi minori come gli asteroidi. Poi ci sono alcune meteoriti lunari che insieme ai campioni della superficie lunare raccolta dalle missioni Apollo ci hanno in qualche modo permesso di studiare come si è formato il sistema Terra-Luna. Abbiamo delle meteoriti marziane che ovviamente ci permettono di andare a studiare quella che è la storia geologica. Di questo ve ne ho parlato tanto, ragazzi, quindi non siete scusati, cioè, dovete saperle queste cose ormai. Okay. Luigi, scusa un attimo, un'altra domanda. Giulia Ascano. Il meteorite più grande quanto misura all'incirca? Non so se puoi sapere. Allora, la meteorite più grande si chiama Hoba, è caduta in Namibia. Sì, è stata trovata nel 1920 e pesa circa 60 tonnellate. Ed è grande quanto, ma sono, diciamo, pochi metri cubi. Quelle, diciamo, sono delle dimensioni limite, massime. Se le dimensioni fossero superiori, sarebbe, diciamo, una sorta di assurdo fisico, perché oggetti di masse superiori conserverebbero la loro energia cinetica, non verrebbero decelerate dall'atmosfera e verrebbero sostanzialmente, cioè diciamo corpi di dimensioni più grandi tendono a impattare a terra e quindi di conseguenza a distruggersi o addirittura vaporizzare in maniera catastrofica. Quindi diciamo quello è un limite fisico proprio, va bene? Quindi, certo. Poche decine, pochi metri cubi, può essere il massimo. Ma questo non lo sapevo. Va bene. Quindi dicevo, meteoriti marziani che ci raccontano della storia di Marte, quindi ci hanno anche un po' dato un po' delle istruzioni su come andarlo a visitare. Quindi Nicola ve ne avrà parlato mille volte, quindi diciamo, veloce. Poi ci sono delle meteoriti invece che sono molto ricche in composti volatili, in particolar modo in acqua e anche in organici. E niente, queste meteoriti sono ovviamente di grande interesse perché ovviamente ci possono dire come potrebbero essere arrivati, diciamo, gli organici e l'acqua sulla Terra. Perché ovviamente, diciamo, all'inizio del sistema solare, tutto questo tipo di materiale, una volta che si accende il protosole, viene allontanato nelle regioni più esterne del sistema solare.
E allora come c'è ritornato sulla Terra? C'è ritornato probabilmente attraverso un bombardamento o di corpi celesti di grosse dimensioni, idrati e pieni di materiale organico, oppure anche di polveri, come ad esempio polveri cometarie. Poi c'è un'altra cosa... Quindi diciamo, sono più importanti per l'astrobiologia quel tipo sì, di meteoriti. Proprio per il fatto che hanno fertilizzato in qualche modo le zone più interne del sistema solare, che erano state impoverite di quegli elementi. Poi ci sono alcuni meteoriti che contengono al loro interno dei piccoli granellini minerali, come quelli che vedete qui, che adesso vi sto indicando, che sono, vedete, molto piccoli, che sono dei minerali che si formano in condizioni estreme, e sono dei grani che di fatto abbiamo scoperto essere presolari, cioè che predatano praticamente la formazione del sistema solare, e che sono prodotto di che cosa? Di condensazioni di gas e polvere che si sviluppano durante esplosioni associate alla morte delle stelle. Quindi in qualche modo ci permettono anche di andare a verificare, diciamo, processi nucleosintetici con dei dati di tipo chimico. Quindi ragazzi, polvere di stelle dentro le meteoriti, davanti a questo parlando. Esatto. Luigi, c'è una domanda di Roberta Consoli. Una volta che arrivano sulla Terra questi meteoriti, e rimangono tali o subiscono cambiamenti? Cioè si consumano, deteriorano, altro? Beh, sì, queste diciamo, sicuramente diciamo, subiscono gli effetti di vivere in un ambiente diverso da quello in cui sono formati, e quindi praticamente sottostanno a fenomeni di processi di degradazione chimica, fisica sostanzialmente, legata alla presenza di acidi umici, legata alla presenza di acque, legata alla presenza di variazioni di temperatura e così via dicendo. Quindi tendono a distruggersi un po' come tutti i materiali geologici. Guardate anche i monumenti, no, che sono fatti di rocce, esatto. Anche loro diciamo risentono del tempo a causa appunto delle intemperie, e lo stesso succede per le meteoriti. Per le meteoriti appunto hanno dei tempi di sopravvivenza diciamo variabili a seconda dell'ambiente dove cadono. Se cadono d'estero a mare penso che durerebbero veramente poco, proprio per il fatto che l'acqua è un agente chimico molto molto distruttivo, l'acqua marina. Però sulla Terra diciamo abbiamo delle età di cadute che generalmente alle nostre latitudini si aggirano intorno alle poche decine di migliaia di anni, quella è la sopravvivenza massima. Invece in Antartide si conservano fino al milione di anni. Questo ovviamente perché è un posto più arido, temperature basse, quindi una specie di grosso frigorifero dove i materiali geologici si conservano più a lungo. Non so se ho risposto. Sì, sì. Benissimo. Quindi il meteorite, sempre tornando all'importanza delle meteorite, in qualche modo studiandolo abbiamo... Ma ci hanno un po' insegnato, dato delle direzioni su quali corpi celesti andare a esplorare, quindi sono davvero molto, molto stata importante e decisiva appunto nella scelta degli obiettivi specifici di missioni nello spazio. Poi ovviamente le studiamo anche per studiare le loro proprietà chimico-fisiche, per vedere come loro reagiscono quando impattano con l'atmosfera, quindi e impattano al suolo, di conseguenza ci permettono in qualche modo di capire meglio quali possono essere gli scenari di impatto, soprattutto nel caso di grandi oggetti. Questo che immagine che vedete qui è l'immagine appunto dell'esplosione a mezz'aria di un meteorite che si è scagliato praticamente sopra la Russia nel 2012-2013, cioè Chelyabinsk. 2013, sì, esatto. E niente, praticamente ci ha raccontato che alcuni oggetti che entrano in atmosfera di certe dimensioni possono frantumarsi in aria. E in aria, diciamo, creano degli scenari che sono di un certo tipo, che sono diversi dagli scenari se la meteorite arrivasse a terra. E quindi, di conseguenza, dal punto di vista, se uno vuole in qualche modo... studiare delle soluzioni per mitigare, diciamo, quelli che possono essere gli infatti degli impatti, capire ecco come si comportano, sì, queste cose, sì, sarebbe importante. Quindi, in pratica, studiamo le meteorite per fare cosa? Praticamente vogliamo capire, diciamo, come siamo passati da una nuvole di gas e polveri interstellare a un disco protoplanetario come quello che vedete qui, che è stato recentemente fotografato da un osservatorio astronomico in Cile, alla attuale organizzazione di pianeti con i satelliti e corpi minori del sistema solare che ruotano intorno. Perché ragazzi, noi prima abbiamo modellato come poteva essere il sistema solare
in passato, però quella foto che abbiamo visto del disco protoplanetario è stata fatta in tempi recenti, cioè relativamente recenti, quindi abbiamo validato il nostro modello di formazione planetaria attorno a una stella, che è bellissima questa Esatto, cosa, se ci pensate. praticamente C'è Sil... è un'immagine, noi abbiamo una protostella qui, questa è una Sì. foto che fa l'Alma, e tutto intorno c'è tutto questo materiale qui. Questo materiale, che cosa sono? Sono praticamente i polveri da cui si possono accrescere i pianeti, quindi le zone che sono prive di colore sono delle zone dove un pianeta si sta formando, e sta Sta spazzando nascendo. via tutta la polvere che si trova in quella fascia orbitale. Bene. C'è Silvia Giorgi che chiede come fate ad individuare i punti dove cercare meteoriti che non sono stati avvistati. E ci arriveremo, Silvia, ci stiamo arrivando ora. Sì, esatto. Niente, come studiamo? Velocissimamente, il primo approccio, questa è la meteorite lunare che vedete qua su in cima, ne facciamo una sezione, la guardiamo a microscopio ottico, tanto per avere delle primissime informazioni, capire di che tipo sono, se sono, diciamo, più o meno pregiate e così via, cioè, quale tipo di strategia analitica utilizzare. Poi ovviamente abbiamo bisogno subito di un microscopio elettronico per andare a vederle meglio, perché di solito a grana piuttosto fine, quello che vedete qui. E poi dobbiamo passare ai macchinoni, cioè alle macchine stato dell'arte, che vanno appunto dai ITEM, ai sincrotroni, alle nanosims e così via dicendo. Ma Ragazzi, in futuro vi anticipo già che in futuro poi con me faremo una live dove vi farò vedere proprio il laboratorio come si studiano i meteoriti, quindi a livello microscopico. Bene, no, se ti interessa, Nicola, sappi che io posso Ah. condividere gli schermi del microscopio elettronico a scansione di Ipsa. Bello. Ah, buono da sapersi. Però non mi chiedi di farlo di sera perché. di sera però è difficile. Va bene, dai, vedremo. No, magari si organizza. Comunque, qual è il punto che volevo fare qui dal punto di vista dello studio delle meteoriti? Diciamo, le meteoriti sono delle rocce che campionano tanti corpi celesti diversi del sistema solare che sono diciamo, evoluti a vario grado. Però di fatto noi non abbiamo l'informazione da dove viene questa meteorite in particolare, ma da quale affioramento, diciamo, della superficie di un corpo celeste arriva. Quindi non conosciamo il contesto geologico. Quindi le cose che dobbiamo fare quando abbiamo una meteorite in mano è cercare di capire da una parte come si è formata e dall'altra quando si è formata, in modo tale da mettere insieme tutta una serie di processi in fila per poter capire appunto come si è originato il sistema solare e come questo si è evoluto. Questo non è banale, di fatto stiamo lavorando a un grossissimo puzzle per fare poi alla fine un grosso viaggio nello spazio e nel tempo. Certo. Bene, Se, arriviamo a. collegandoci a questa cosa, prima di andare ora in Antartide, c'è Giorgia Orru, che è anche Maria Zan, che chiedono più o meno la stessa cosa. Ci sono meteoriti più rari o ricercati di altri, cioè meteoriti famosi per qualche motivo? C'è qualche storia interessante dietro con i meteoriti? Allora, penso che ogni studioso abbia la sua favorita, no? E quindi diciamo il fatto che sia È vero questa cosa. il valore della meteorite dipende dalle informazioni che uno vuole cercare. Però dal punto di vista così della rarità, quindi della frequenza di cadute, sicuramente le meteorite lunari e le meteorite marziane sono quelle meno, diciamo, rappresentate nelle collezioni e di conseguenza sono per certi versi più preziose. Hanno anche, diciamo, un valore economico più prezioso. Poi, ripeto, se uno è interessato a studiare, per esempio, i grani presolari, ovviamente, e quindi andare a studiare oltre, diciamo, l'inizio del sistema solare, è chiaro che per lui saranno preziose le meteoriti tipo carbonioso, cioè alcuni contenuti carboniosi molto primitivi. Chi invece vuole andare a studiare processi magmatici che avvengono all'inizio del sistema solare, magari andrà a studiarsi delle meteoriti vestoidi tipo l'HD e così via dicendo. Quindi, diciamo, non so se posso alla domanda, ma dipende molto, il valore dipende molto dalle informazioni che uno vuole ottenere.
Va bene. E ora praticamente stiamo andando, cioè, verso l'Antartide. C'è la domanda di Jacqueline di Mattia che praticamente dice: ma si trovano di più in Antartide perché si conservano di più o per una questione di magnetismo sono più attratti verso i poli? Allora, lo vediamo Ora lo dopo, vediamo. però ricordatemi di rispondere al discorso se ce ne sono di più o di meno, eh? Ok. Cioè se ne cadono di più o di meno, perché di fatto ne cadono di meno, non di più, Ok, il andiamo. magnetismo non c'entra niente. Va bene, dunque, allora perché in Antartide, dicevo, avete visto praticamente che dalle diapositive che ho mostrato, no? Un insieme di che cosa? Di osservazioni che derivano appunto dall'osservazione astronomica, da modelli numerici, da fotografie derivate da missioni dello spazio e poi dallo studio di migliaia di meteoriti. Quindi praticamente quello che sto dicendo è che quello che conosciamo del Sistema Solare deriva proprio dal mettere insieme tutte queste informazioni che derivano da tutte queste sorgenti diverse. Ma lo studio delle meteoriti, cioè delle migliaia di meteoriti, è importantissimo, proprio perché ci permette di avere dei materiali appunto a disposizione nei nostri laboratori. Allora, perché in Antartide? Allora, l'Antartide è la regione più produttiva per la ricerca di meteoriti, e questo è per tre motivi, e quindi rispondo già a una delle domande che mi è stata appena fatta. Esistono delle eccezionali condizioni di conservazione, e questo è legato fondamentalmente a che cosa? Al clima polare, quindi condizioni aride, temperature basse, un grosso frigorifero, quindi materiali geologici si conservano, diciamo, per tempi che sono estremamente più lunghi. Vi dicevo prima, un'età di sopravvivenza di una meteorite in Antartide può arrivare fino a 1 milione di anni, mentre invece a più basse latitudini, niente, 10.000 anni, forse anche meno. L'altro motivo per cui se ne trovano tante, ovviamente lo capite bene da questa immagine qua. C'è un contrasto cromatico importantissimo tra le meteoriti che sono generalmente scure e il fondo, che in questo caso è una superficie ghiacciata, che è molto molto chiara. Quindi praticamente si riescono a vedere delle meteorite anche di dimensioni molto piccole. E a noi, diciamo, che studiamo le meteorite anche se sono molto piccole, ci interessa poco perché abbiamo degli strumenti tali che ci permettono di studiare bene anche degli oggetti molto piccoli, quindi ci piacciono anche quelle piccole. Ma Grazie. c'è un motivo che rende l'Antartide straordinaria, è che esistono delle trappole per le meteoriti, cioè delle trappole glaciologiche legate alla dinamica glaciale, ed è questa, diciamo, la grossa differenza tra l'Antartide e il resto delle zone dove si vanno a cercare le meteoriti, come ad esempio le zone desertiche ad alte latitudini. E vediamo un po' cosa sono queste trappole glaciologiche. Allora, qui vedete che cosa? Uno schema che altro non è che una sezione ideale del continente antartico. Quindi ci avete in marrone in basso quello che è il substrato roccioso. L'Antartide è un continente, ragazzi, quindi il ghiaccio sta sopra del continente. Al di sopra abbiamo del ghiaccio cristallino e poi ancora sopra abbiamo, diciamo, l'accumulo della neve, che è una neve un po' consolidata, l'Antartide si chiama Fern. Quindi che succede? Noi abbiamo delle cadute di meteoriti sul nostro altipiano antartico. La meteorite viene piano piano sepolta dalle continue precipitazioni nevose, che per quanto siano poche, e quindi viene inglobata nel ghiaccio. Il ghiaccio è un fluido, e il fluido fluirà verso, diciamo, il basso, e quindi verso la E periferia. praticamente la meteorite affonda nel ghiaccio. Esatto, affonda, viene Esatto. intrappolata nel ghiaccio e segue, diciamo, il flusso glaciale. Se il flusso glaciale però incontra un ostacolo roccioso, quello che succede è che il flusso glaciale è forzato verso l'alto. Questa forzatura fa sì che venga esposto ai fenomeni di erosione, chiamiamoli così, di fatto è una oblazione, cioè un misto di erosione meccanica, ma anche di sublimazione legata appunto all'azione del vento e all'azione dell'irraggiamento solare. Bene, quindi che succede? Viene forzato e questo ghiaccio viene eroso. E su questa superficie di erosione, cos'è che succede? Inizia ad accumularsi tutto il materiale solido, chiedo scusa, roccioso, che si trova in seno appunto al ghiaccio. Questo ovviamente è un processo che dura nel tempo decine, forse anche centinaia di migliaia di anni. Quindi che succede? Che attraverso questo meccanismo le meteoriti cadute in tempi molto lunghi, in zone molto remote all'interno del plateau, vengono a concentrarsi
in piccole aree, che sono delle aree, vedete, che sono scoperte dalla copertura nevosa, dove affiora praticamente il ghiaccio cristallino profondo. Ecco perché si chiamano aree di ghiaccio blu, ecco perché noi le chiamiamo trappole per meteoriti, ed ecco perché noi vediamo tutti questi pallini rossi, che sono tutte trappole per meteoriti, che si allineano lungo questa, questa linea qui. Questa linea qui cosa marca? Marca una catena montuosa importantissima, che è la catena delle montagne transantartiche. Quindi praticamente la catena delle montagne transantartiche fornisce quella condizione che è l'ostacolo roccioso al flusso per realizzare queste zone di erosione, dove noi andiamo a cercare le meteorite, noi troviamo decine, centinaia, a volte migliaia, e sono delle aree che hanno delle estensioni di qualche decina fino a qualche migliaia di chilometri quadrati, va bene? Quindi bellissimo. Questo è il motivo straordinario. Non è che ne cascano di più in Antartide, anzi, teoricamente ne dovrebbero cascare di meno, perché le meteoriti, appunto, sono nello spazio, si muovono sul piano dell'eclittica, d'accordo? Cioè si muovono sullo stesso piano su cui si muove la Terra. Di conseguenza, che succede? Che se noi abbiamo delle meteoriti, diciamo, come si dice, che viaggiano sulla direttrice che punta sull'equatore terrestre, che siano grosse o che siano piccole, ci cascano, d'accordo? Vengono prese. Mentre invece se viaggia su un piano che è, diciamo, un pochino al di sopra dei poli, e loro gravitazionalmente vengono prese, ma solo quelle piccole, non quelle grosse. Quindi, diciamo, di fatto ne abbiamo meno, teoricamente, che non di più. Certo. Si torna a questo? È una questione di orbita, insomma, rispetto all'asse terrestre. Bene, è il 1969 quando vengono scoperte queste trappole per meteoriti in Antartide dai glaciologi giapponesi. Loro stavano facendo una campagna geofisica nella zona di Yamato e niente, incontrano, diciamo, questi sassi neri. Loro di fatto ne trovano 9, tornano a casa con questi sassi neri e vanno in laboratorio e si accorgono appunto che erano 5 cadute diverse, il che inizia a dire, ma qui no, ci deve essere un meccanismo che concentra le meteorite in questa zona. 1969, queste sono appunto le brave persone di cui un paio ha avuto il piacere di conoscerli. E loro sono i primi che hanno pubblicato il modello, lo vedete qui in giapponese, mentre invece adesso se vai in letteratura trovi tutto a stelle e strisce. E niente, è 1969, un anno fantastico ovviamente, quindi si scoprono le trappole di meteoriti in Antartide, si va sulla Luna e poi cadono due meteoriti famosi, Gundar Liend e Murchison. Quindi, insomma, e allo stesso tempo, scusa Luigi, con i campioni lunari presi sulla Luna, può essere stato possibile capire che alcuni meteoriti arrivavano dalla Luna, cioè alcuni meteoriti di provenienza. Sì, esattamente. E lo stesso vale per il discorso per le tectiti, ma lì c'è un'altra storia, insomma. Sì. Bene. Andiamo a vedere, quindi, abbiamo capito perché si va in Antartide, andiamo a vedere appunto quali sono le ricerche del programma nazionale che mi trovo a gestire da qualche anno. Che... Scusa un attimo, c'è Giuseppina Labbate che dice, sono meteoriti formati da materiale sconosciuto sulla Terra? Allora, non credo proprio. Beh, insomma, diciamo per certi versi sì, sono minerali, alcuni minerali sì. No. Allora, diciamo così, io direi di sì, nel senso che le meteoriti metalliche, che sono delle leghe di metalliche di ferro e nickel, di fatto noi ipotizziamo che facciano parte che costituiscono il grosso del nucleo terrestre, d'accordo? Però noi di fatto non abbiamo toccato o visto mai una roccia del genere, è soltanto un'inferenza che noi deriviamo appunto da come le onde sismiche si propagano all'interno della Terra. E quindi di fatto sì, ci sono delle cose che sulla Terra non è che non si formano, ma non sono mai state trovate, questo volevo dire. E poi ci sono sicuramente però delle meteoriti che hanno, diciamo, delle caratteristiche uniche, come ad esempio le condriti, che sulla Terra non hanno, cioè non hanno uguali sulla Terra, ecco, quindi sono degli oggetti. Giusto. Probabilmente in la questo Terra, senso sì. In questo senso sì. Poi ci sono anche altre cose che possono essere dette per rispondere a questa domanda, che
Le meteoriti appunto sono formate in diversi contesti geologici e astrofisici, in condizioni a volte molto, molto diverse da condizioni, diciamo, di pressione, temperature, condizioni di ossido di riduzione che abbiamo sulla Terra. Quindi di fatto, diciamo, ci sono delle mineralogie che a volte sono uniche, no? Sì. E quindi qualcosina di molto diverso ci può essere, va bene? Certo. Allora, ricerche di meteoriti in Antartide, questo è ancora un po', diciamo così, nozionistico, diciamo, non è ancora il racconto della spedizione, quindi vado anche qui un pochino Sì. veloce, però Ragazzi, tu... rimanete sintetizzati che ora andiamo proprio nella spedizione vera e propria. Vabbè, nel nostro programma abbiamo fatto 13 campagne di ricerca dal 1999, iniziamo un pochino tardi. Abbiamo raccolto più di 1000 campioni di meteoriti per circa 60 kg. E niente, diciamo, l'area di interesse nostra è fondamentalmente la Terra Vittoria, che sto indicando adesso con il mouse. È praticamente quella parte dell'Antartide che guarda la Nuova Zelanda che si trova da queste parti qui. Quindi questo è un ingrandimento della Terra Vittoria. Tutti questi puntini rossi che vedete sono tutte le aree di ghiaccio blu che noi abbiamo visitato. Noi facciamo logisticamente appoggio, ci appoggiamo a una base italiana che apre soltanto durante l'estate australe, quindi apre da ottobre fino a febbraio, dove noi arriviamo e poi di qui, diciamo, ci muoviamo verso le zone più interne del continente, andiamo sul plateau polare a cercare queste aree di ghiaccio blu che si formano appunto diciamo, ai piedi delle vette delle montagne transantartiche. Vedete, questa è un'immagine satellitare, quello che vedete un po' più in scuro e irregolare sono cime di montagna, mentre invece questo qui è il centro della calotta, va bene? Questo qui è il mare, ovviamente. E niente, quindi facciamo delle spedizioni che sono, diciamo, in qualche modo programmate sulla base di uno studio che viene fatto comunque in laboratorio, cioè quello dell'analisi dell'immagine satellitare, perché di fatto noi questo dobbiamo cercare, cioè dobbiamo cercare quelle famose aree di erosione, no? Quelle aree di ghiaccio blu che si vedono molto bene nell'immagine satellite. Vedete, questa è l'immagine Ah, Landsat, eccoli, si e vedono. Sì. qui si vedono queste zone di ghiaccio blu che sono delle zone appunto di erosione. E noi andiamo a cercare proprio queste cose qui sul plateau, non le andiamo a cercare qua, lungo costa, andiamo a cercare sul plateau. Poi magari questo può essere una domanda per voi. E niente, quindi da Mario Zucchelli Station, così si chiama la nostra base italiana, che tra l'altro è un posto meraviglioso perché vedete che, insomma, se voi avete la possibilità di andare a vedere qual è la situazione del ghiaccio marino in questa zona qui, troverete sempre che è libero, eh? Contrariamente al resto dell'Antartide. Qui c'è una upwelling, come si dice, una risalita di acque profonde, ed è uno dei grossi motori della circolazione oceanica di tutto il globo. Quindi è uno dei motori che in qualche modo tiene fresco il nostro pianeta. E ce ne sono tre di queste zone di upwelling, proprio tutto intorno all'Antartide. Quindi è una zona Fantastico. particolarmente bella dal punto di vista scientifico, se questo potrebbe essere un altro spunto per domanda. Quindi questo è il Mario Zucchelli Station col suo bel Vesuvio, questo è il Ah, Monte un mini paese praticamente in Antartide. Esatto, quindi questa bellissima costa, diciamo, assomiglia un po' alla Sardegna, vedete, questi sono tutti i graniti, e questa è la struttura della base, che è una struttura modulare fatta con dei container, e quindi abbiamo una zona letto che sto indicando qui con il mouse, poi abbiamo tutta una serie di laboratori che si trovano qui, questa è, diciamo, la torre di controllo che gestisce, diciamo, i voli che atterrano sul ghiaccio marino, oppure adesso anche sulla terra qui dietro, non si vede. Ci sono gli helipad che sono qui, che sono dove vedete appunto qui un elicottero, poi qui tutta una serie di impianti ovviamente per sostenere la base, magazzini vari e così via dicendo, fino a qualcosa di ricreativo. Quindi, però noi arriviamo praticamente in qualche modo qui a questa base, poi faccio vedere qualcosa di viaggio dopo, e arriviamo qui alla base e cerchiamo di raccattare quel materiale che ci serve per fare un campo remoto. Generalmente il campo remoto lo facciamo in 3, 4, 5 persone al massimo e cerchiamo di stare fuori, diciamo, dalle 2 alle 4 settimane in campo remoto. Quindi prendiamo dei nostri mezzi di trasporto, che sono spesso dei bimotori piccolini come questi, carichiamo tutto quanto, risaliamo i grossi ghiacciai di sbocco, come questo ghiacciaio Priestley qui, che sono 8 km di Aspetta. ampiezza, per intenderci. Questo è un ghiacciaio che drena praticamente la calotta polare, quindi sono i ghiacciai di sbocco fondamentalmente. Quindi Quindi saliamo lungo queste prima c'è grosse. un
Sì, prima c'è un volo di ricognizione, prima per vedere, fare un sopralluogo, vedere se già c'è blu e boh, poi c'è ispezione vera e propria praticamente. Sì, a volte si va anche un po' a tonfo, come si dice, dalle parti nostre, nel senso abbiamo un po' di, come posso dire, qualche sensazione particolare che sia un posto buono. No, magari abbiamo studiato bene la glaciologia, quindi andiamo un po' Perché sul poi sicuro. ragazzi, guardate che bisogna dormire sul ghiaccio, sulle tende, eccetera, eccetera. Ora forse lo vedremo in qualche foto, per molti giorni. Quindi si arriva praticamente al confine delle montagne transantartiche, dove loro spuntano praticamente come dei picchi, come in questo caso, che sono 300 metri di scarpata sopra un ghiaccio. Quando devi considerare che qui sotto ci sono 2-3 mila metri di ghiaccio, per intenderci. Quindi un po' questi sono gli scenari, queste sono le zone di ghiaccio blu dove andiamo a cercare le meteoriti. Questo vedete una persona che fa un po' da scala, questa è una bellissima scarpata che si occupa di tettonica, qui può entrare a vedere delle cose molto interessanti, ma insomma salto. E questo è un campo realizzato, tra l'altro un campo realizzato insieme ai geologi per qualche motivo, una zona che si chiama Frontier Mountain, e questa è l'area di ghiaccio blu, e vedete un po' come è organizzato, quindi c'è una tenda, diciamo così, come a mess tent, cioè una tenda comune dove si cucina, si può studiare, eccetera, eccetera. Poi abbiamo delle tende piramidali dove si dorme, abbiamo una tenda piramidale dove c'è la jacuzzi, cioè il nostro bagno. Poi abbiamo delle motoslitte, qui vedete appunto dei fusti, un po' Le scalamentati. motoslitte servono per le escursioni giornaliere, poi giusto per vedere, per spostarsi facilmente sul ghiaccio blu. Ma nelle tende, ti faccio una domanda io ora, ma si sta al caldo, giusto? Sì. Insomma, cioè, sono belle calde all'interno. Allora, queste tende qui sì, sono riscaldate. Le tende dormitorio, bah, se ti vuoi portare una stufa te la porti, però un po' a tuo rischio e pericolo, perché insomma è un po' pericoloso sempre. Quindi Ah, beh, diciamo giusto, sì, la le stufa all'interno, scaldi, può essere, certo. però insomma qualcuno lo fa, io francamente no. E vabbè, sì, la mattina spesso ti svegli con la brina sulla faccia, insomma. Va bene, questo è per dare un po' l'idea delle dimensioni. Questa è l'area di ghiaccio blu, questo è lo stesso campo visto dall'alto, dall'elicottero, e niente, questo, parliamo un po' di meteo, quindi questo è un altro campo, questo è il 1993, dove avevamo soltanto un igloo in vetro resina, di fatto, che è, diciamo, molto freddo, però di fatto resiste molto bene al vento. E queste sono delle zone ventose, perché noi le cerchiamo, queste zone ventose, perché permette l'erosione, no? Che ci serve per l'accumulo. Quindi le condizioni meteorologiche quali sono? Beh, innanzitutto siamo in estate sempre, quando andiamo a cercare, quindi siamo in estate australe, quindi il sole praticamente non scende mai al di sotto dell'orizzonte. E La niente, temperatura meno generalmente 20. sono delle giornate molto belle, però ci possono essere giornate un pochino meno belle, tipo questa. Praticamente siamo dentro le nuvole, quindi abbiamo praticamente non definizione al sole, quello che si chiama whiteout, molto pericoloso. Si sta in tenda, si aggiusta la tenda, non si fa Sì, nient'altro. Lo nel stesso bianco completo. quando ci sono giornate di questo tipo, Blizzard. dove noi abbiamo praticamente molto trasporto di vento, e quindi queste cose succedono, a volte durano anche A qualche me settimana. questa Quindi cosa, ecco, buono. questa cosa, il Blizzard mi è successo quando vivevo in America, in Michigan, e mi ricordo che c'è stato un allerta in tutto il paese, per 2 o 3 ore di non uscire di casa perché era una tempesta tremenda. Quindi immagino stare in una tenda durante un Blizzard. Diciamo così. Beh, è buona cosa portarsi qualche bel librone, da leggere, quindi, perché ogni tanto Sì. insomma, si rimane un po' appiantati. Però quali sono diciamo, le giornate generalmente sono buone, insomma, però c'è sempre molto vento e le temperature sono di circa meno 20 gradi. Quindi che succede? Che la combinazione di temperatura e velocità del vento ha un effetto sotto raffreddamento sulle superfici esposte del nostro corpo equivalente a meno 45. Quindi praticamente noi lavoriamo in queste condizioni qui quando il tempo è buono, eh? Però siamo ben coperti, ovviamente. Non è che abbiamo del vestiario particolare, è vestiario da montagna, molto tecnico, e ovviamente diciamo, il criterio per sopravvivere al freddo è quello di vestirci a strati e coprirsi tutte le zone esposte, quindi zigomi, naso, queste cose qui. Vedete, abbiamo le marche facciali, così via dicendo. Come avviene la ricerca? La ricerca avviene in questo modo. Generalmente, appunto, se questo triangolo qui che vedete in questa mappa era il nostro campo,
La prima cosa che si fa è si prendono le motoslitte e così in formazione si fa un giro a maglie larghe dell'area di ghiaccio blu che vedete appunto qui. Le bandierine rosse rappresentano dei ritrovamenti di quella giornata e vedete appunto che ci sono delle zone dove ne troviamo un pochino di più delle altre. Allora che succede? Che lì iniziamo a serrare i ranghi e quindi a fare diciamo delle traverse un pochino più appunto più serrate, sempre in motoslitta. Qui c'è un'immagine molto carina che fa vedere appunto che sei in queste aree di ghiaccio blu, in alcune di queste aree di ghiaccio blu, qualunque cosa che tu vedi nero per terra è un pezzo di roccia che viene dallo spazio. Qui, ad esempio, Bellissimo, ed eh? è abbastanza Per forza di emozionante. cose, ragazzi, per forza di cose, qualunque cosa nera proviene dallo spazio perché siamo nel nulla completo, non è che ci può essere. Però ci sono altre situazioni, tipo questa qui, dove tu hai delle montagne molto vicine che ovviamente si degradano, si frammentano e quindi distribuiscono tutta una serie di rocce locali. Quindi a questo punto il motoslitto non ci puoi andare, scendi a piedi e al solito lo stesso concetto in formazione, guardi queste zone, diciamo, di detrito sovramorenico. Ma comunque le meteoriti si distinguono molto bene, anche laddove ci sono delle rocce terrestri, perché loro sono scure. C'hanno questa crosta di fusione nera che le copre, che le rende, diciamo così, individuabili facilmente anche in mezzo a tante rocce terrestri. Qui siamo fortunati, sono tutti graniti molto chiari, quindi si vedono molto bene. Scusa, Niente, c'è un attimo Marco Betten che chiede, in altri luoghi, come ad esempio nei deserti caldi, ci sono luoghi simili alle trappole per meteoriti che si trovano in Antartide? ovviamente. Prego. No, perché non c'è dinamica glaciale, ovviamente. Cioè, non si Sono delle muovono gli meteorite, acciai. cioè, no, la Terra non si muove, le zone desertiche calde, come ad esempio appunto gli Erg sahariani, sono delle ottime zone per la ricerca di meteoriti perché sono delle superfici stabili, cioè delle superfici dove tu non hai accumulo, cioè non c'è sedimentazione, quindi la meteorite una volta caduta viene coperta. Non esiste questo. Né tantomeno c'è erosione, cioè non c'è un fiume che ci passa e ti porta via la roba, o c'è. Quindi sono delle superfici sostanzialmente stabili, ma non c'è il meccanismo di concentrazione, ok? Quindi il fatto che ne trovi tante è semplicemente perché la superficie è rimasta stabile per tanto tempo, ok? Non c'è un meccanismo di concentrazione. Quindi ricerca a piedi, ovviamente, beh, questi sono i paesaggi che uno può incontrare. Qui siamo in una zona dove abbiamo una forte compressione di ghiaccio, si formano tutte queste creste, questi crepacci che sono un po'. Bisogna starci un pochino attenti. Questo è un bel ritrovamento di meteorite. Ovviamente, la prima cosa che facciamo è raccogliamo tutti i dati relativi al ritrovamento, quindi la posizione, diciamo, le loro caratteristiche, diciamo, morfologiche. Le diamo un numero progressivo, ovviamente, senza mai scriverci sopra, quindi contrariamente a come fanno i geologi terrestri. E poi, dopodiché, le conserviamo mettendole dentro delle contenitori, diciamo, inerti, quindi con delle plastiche particolari che sono dei teflon sostanzialmente. E poi cosa facciamo? Prendiamo e le seppelliamo nel ghiaccio quando arriviamo a casa. Cioè arriviamo a casa e ci siamo fatto una specie di frigorifero scavando una fossa nel ghiaccio, le mettiamo lì dentro perché loro devono rimanere a bassa temperatura, perché se la temperatura le portassimo in temperatura fonderebbe magari qualche granello di neve o di ghiaccio che loro hanno tra le fratture e così via dicendo, e questo inizierebbe a innescherebbe subito, diciamo, meccanismi di alterazione che noi ovviamente vogliamo evitare. Ovviamente non le tocchiamo mai con le mani, ma sempre con delle pinze, pinzette e così via dicendo. Queste tre persone sono inginocchiate di fronte a 3 metri, quindi questo vi dà un po' un'idea di quello che può essere la densità di ritrovamenti che uno può avere in alcune aree. E qui vedete in questa immagine qui in basso a sinistra, praticamente tutti i pallini che sono plottati sono tutti i ritrovamenti di meteoriti, no? Quindi un po' l'idea della concentrazione. Questa è una appunto un'immagine, sono una serie di immagini del diciamo, servizio che noi facciamo alla meteorite per raccoglierla e qui siamo in una giornata particolarmente fredda, devo dire, siamo tutti incappucciati, è stata veramente. Niente, queste meteorite una volta che sono state raccolte, ritorniamo finita la campagna, dopo 3-4 settimane torniamo in base e cos'è che facciamo? Ma fondamentalmente quello che facciamo è che le deidratiamo, cioè togliamo praticamente tutta l'umidità che loro hanno mettendole all'interno di camere vuote e insomma dei dessiccatori. E poi iniziano Sì, capito.
le procedure, insomma, di impacchettamento per poterle trasferire in Italia. Dove vanno a finire questi materiali? Vanno a finire dentro un museo, che è il Museo Nazionale dell'Antartide, che ha il compito di classificare questi campioni, di annunciarli sul metro di Kabulet e poi di distribuirli alla comunità scientifica mondiale, insomma, in funzione di quelle che sono, diciamo, eventuali richieste di ricerca. Due meteoriti interessanti. Dimmi. Sì, c'è un'ottima domanda, diciamo che è più di cosmochimica questa domanda. In teoria tutti gli elementi presenti nell'universo sono catalogati, Matteo manca, ce la fa. In che senso? Cioè, praticamente intende ci sono elementi chimici che ancora non sono stati scoperti. Allora, questo ti posso pure rispondere un po'. Cioè, io credo che gli unici elementi che ancora dobbiamo scoprire sono quelli artificiali, quelli che osserviamo nei grandi laboratori come l'LHC, cioè sono elementi che durano, radioattivi, estremamente radioattivi, che durano qualche millesimo di secondo. Esatto. Però in natura credo non ci siano tavola, altri elementi. Abbiamo riempito la tavola periodica. Abbiamo riempito. Okay. E poi, scusa, prima di passare avanti c'era una domanda sempre inerente alle spedizioni. Sì. Di dov'è? Aspetta un attimo. Ecco, Silvia e Francesca Pastori, quanti giorni dura una spedizione solitamente? Ecco. Allora, il campo dura, diciamo, un 4 settimane. L'intera spedizione può durare anche 2 mesi, dipende molto da quali sono i mezzi che utilizziamo per arrivare in Antartide. Se abbiamo la fortuna di azzeccare, diciamo, dei voli in aereo, allora, diciamo, i tempi sono generalmente intorno ai 45-50 giorni. A volte invece bisogna andare in nave, e allora i tempi si dilatano e sono estremamente variabili, perché dipende da quanto è libero il mare dal ghiaccio. E quindi, per dire, faccio un esempio: la spedizione più breve a cui ho partecipato è durata circa 45 giorni, quella più lunga è durata più di 2 mesi. E questo non so se ho risposto. Bene, sì. Bene, allora, tempi molto lunghi, insomma. Sì, insomma, comunque piacevole, devo dire. Bene, e volevo dirvi soltanto, diciamo, farvi vedere due esemplari di meteoriti molto molto belle che abbiamo trovato recentemente. Una è questo affare qui, che sembra uno dei pezzi di carbone che vi danno alla Befana, no? E di fatto è una condrite carboniosa questa, ed è molto molto interessante, molto studiata, perché ovviamente pensiamo di trovarci dentro dei grani presolari, e perché ha delle composizioni che sono simili a quelle delle superfici di asteroidi che sono target di missioni spaziali, diciamo, appena, diciamo, concluse, ma che ed altre invece che sono in corso, cioè di asteroidi. Vedo, sì, vedo che è lo studio di Jacopo questo, giusto? Di Sì, Jacopo esatto, Nave. sì, Sì, ecco. esatto. E quindi, insomma, questo è abbastanza importante. Poi, ovviamente, abbiamo trovato anche un paio di meteoriti lunari, che sono dei regoliti. Vedete, questa Bellissimo. meteorite qui, ci sono queste cose, oggetti, diciamo, chiari e degli oggetti scuri, no? Gli No, oggetti perché chiari sono. vedo che alcuni di loro stasera stanno osservando la Luna, che è fantastica. Ragazzi, Luigi Volco ha trovato un pezzo di Luna in Antartide, quindi guardate. Praticamente riconoscete i due colori della Luna in questa roccia, no? Quindi vedete praticamente le litologie, le rocce che formano gli altopiani e le rocce che formano i grandi mari, no? Quindi è molto interessante. Ma questa meteorite qui ha la particolarità di contenere una grande quantità di frammenti diversi, ed è un inventario praticamente del materiale crustale della Luna. E questo è il lavoro che ha pubblicato un mio studente durante la sua laurea un po' di tempo fa. Bene, con questo avrei concluso, diciamo, la parte, diciamo così, didattica della presentazione. Ovviamente qui ringrazio tutti quei signori e quelle agenzie che mi hanno dato i fondi per fare ricerca fino adesso. E Sì. però, concludendo, dicendo sostanzialmente, ecco, appunto, che l'Antartide, per chi si occupa di meteoriti, è veramente un tesoro, perché ci possono trovare veramente tanti campioni di rocce molto molto interessanti, e quindi questo un po' giustifica la continuità di questo tipo di lavoro.
Se vuoi, prima di passare alle foto del viaggio, vuoi un attimo togliere la presentazione in modo tale da vedere qualche domanda. Finiamo queste ultime domande e poi passiamo alle foto vere e proprie della spedizione. Oh, ai video si vede. Va bene, io non ho capito se ho fatto bene quel. Ok, stai vedendo. Ok. Adesso vedo te. Ok, allora, guarda, c'è Valentina Akrenan che chiede dove si trova questo museo. E il museo sta parlando quello delle. Al Museo Nazionale dell'Antartide che conserva le meteorite si trova a Siena, dove mi Sì. trovo Ok, io a oggi, dove io Siena, vivo. quindi potete andare anche a osservarle. Ecco, se andate in quel museo trovate molte meteorite trovate da Luigi in Antartide. Sì, comunque ce ne sono un po' distribuite un po' in tutta Italia, Sì. in Poi vari. c'è Andrea Vidrano che chiede come si fa a partecipare a questa spedizione? Manda subito la candidatura. Allora, Andrea, io la prima volta che ho visto Luigi a una conferenza in America, la prima cosa che gli ho detto, cioè, alla prossima portami pure a me. Speriamo che ci sia la possibilità. Ragazzi, immaginatevi una live di Passione Astronomia dell'Antartide, quando sarebbe bello. Beh, diciamo così, ci sono vari modi. Comunque, dovete capire che l'Antartide si studiano tante cose, quindi è, diciamo, terreno di scienza in tanti settori disciplinari. Quindi questo amplia le possibilità in primo luogo. Poi, perché ci si studia dall'astronomia fino alla biologia, dall'oceanografia, alla geologia, tutte queste cose qua. Quindi, però, diciamo così, l'Antartide è un po' terreno di scienza e di ricerca, quindi diciamo il modo per andarci attraverso, ovviamente, come si dice, attraverso, diciamo, la ricerca. Di fatto si sta aprendo anche il turismo adesso. Sì, allora, per quanto riguarda il turismo, se vi ricordate nella live che ho fatto dei luoghi estremi, dei luoghi simili agli altri pianeti, vi ho parlato di come si potrebbe andare in Antartide a livello turistico, però costa tantissimo, cioè, ed è difficile anche arrivarci. Scusa Andrea, in realtà tu potresti mandare una candidatura per andare delle spedizioni in Antartide con la NASA. La NASA accetta candidature da chiunque e ogni anno fa una spedizione per trovare meteoriti in Antartide. Poi se mi scrivi magari ti passo anche il link, faccio vedere come si Vabbè, fa. Sì. se uno è studente o Sì. ricercatore, Esatto. sì, certo, la No, perché selezione. so che Andrea è un geologo, quindi Ah, ok. ha Allora. fatto la tesi sulle meteorite, quindi ecco, tu potresti, diciamo, scrivere una candidatura di queste alla NASA. Però, vabbè, le modalità poi, magari se mi scrivi te lo dico. Ecco, sì. Quindi c'è la possibilità comunque, però è molto molto difficile. Cioè, vi dico No. che anni fa sono andati astronauti, cioè, in Antartide a cercare meteoriti. Sì. Ok, allora, vuoi farci, non so, vuoi farci vedere qualche foto delle spedizioni, però prima delle foto delle spedizioni, Luigi, aspetta che ti faccio vedere una cosa io, e ve la faccio vedere a tutti. E Luigi ora una sorpresa anche per Luigi, questa. Un attimo che condivido il mio screen. State vedendo? Sì. Ecco qui. Allora, qua sono con Luigi Folco. Eravamo al Grand Canyon. Una foto di qualche anno fa. Ed è estate, ovviamente. Siamo in un luogo un po' diverso da Antartide, però è sempre un luego magnifico. E questo Bella non... giornata, sì, sì, è stata una sì, bella sì, sì. giornata, sì, veramente. Una bella avventura. E ragazzi, dopo il Grand Canyon, siamo andati a esplorare assieme anche il Meteor Crater, che è quel cratere grande che vi ho fatto vedere in altre foto in Arizona. Quella cratere asteroidale magnifico. Ecco. Forse Luigi non se l'ha ricordato. Come no? Bene. Allora. Ok, vediamo qualche foto proprio dell'ispezione se ce l'hai o qualche video se riesci a farlo partire. Sono molto curioso. Però già ne abbiamo viste comunque. Ah, cioè, abbiamo viste foto in tutte le condizioni meteo immaginabili. No, se volete vedere velocemente, vi faccio vedere questa cosa qui. La vedete? Allora, sì, eccoci qua. Questo. Vi spiego, diciamo, l'ultima spedizione velocemente che ho fatto, è stata Ah, nel 2017. l'ultimo che hai fatto.
Allora, 2017. tutto, sì, praticamente siamo nel dicembre del 2017, volo di linea da Bologna a Dubai, da Dubai si va in Australia a Melbourne, da Melbourne siamo andati a Hobart e da Hobart siamo saliti su una nave rompighiaccio australiana per andare prima alla base australiana Casey e poi da Casey siamo andati a Concordia per quel motivo, da lì siamo andati alla stazione francese Dumont-Durville e poi finalmente a Zuccherli, italiana, e poi da lì siamo andati finalmente a destinazione in questa bellissima zona che si chiama Reclaim Marine. Tutto questo viaggio è durato circa una ventina di giorni. Devi pensare che il volo di linea tra stopover e voli sono circa 36 ore e poi il resto è tutto, diciamo, era tutto nave. Quindi vi faccio vedere qualche immagine appunto di questo viaggio, perché andare in Antartide ci si può andare in nave, ci si può andare in aereo. Andare in nave però è veramente spettacolare, per questo volevo far vedere questo. Quindi tutto parte da Hobart, siamo in Tasmania, questa è la piccola rompighiaccio australiana, questo è il nostro piccolo gruppo, qui c'è Jerome Gattaceca, qui c'è Matteo Ah, sì, lo Anatomica, conosco. Fabrizio, insomma. E siamo sul ponte della nave. Ovviamente lasciamo Hobart e iniziamo a entrare nelle zone, diciamo, di mare mosso, delle convergenze antartiche, quindi siamo intorno ai 50 di latitudine sud, quindi famosi che sono 50 urlanti, una cosa del genere, chiamavano così. Questa è una bella foto diciamo, dell'ultimo, diciamo, tramonto, perché siamo Scusa un d'estate. attimo, Luigi, ma il mal di mare lo si avverte in quelle condizioni? Sì, ha voglia, sì, siamo tutti Minchia. cerottati, insomma, c'è chi lo soffre, io fortunatamente non lo soffro, o lo soffro poco, Ok. insomma, quindi, però sì, il mare era molto mosso, di fatto abbiamo avuto mare forza 7, 8, insomma, onde da 12 metri, cose di questo genere, che non sono grossissime, però insomma, questo qui praticamente è l'ultimo tramonto, siamo al 60 sud, quindi di qui in poi il sole rimarrà sempre al di sopra dell'orizzonte, no? Comincio a vedere il ghiaccio, questo è il ghiaccio marino, questi sono raft del ghiaccio marino dell'anno precedente, si vede appunto, no, i primi iceberg, come vedete qui in fondo, qui ancora degli iceberg con ghiaccio marino, qui non so se era una specie di video, però non so se parte questo, perché no. Ah sì, parte, visto? Parte. Bene, questo dà Ah, un po' di come bellissimo. si viaggia molto lentamente, perché si viaggia a vista sostanzialmente. Quindi bisogna stare un Mamma mia. po' attenti ai nostri Sì, perché viaggi. nonostante, sì, nonostante una rompighiaccio, devi fare attenzione comunque. Eh sì, perché non è indistruttibile. Questi sono dei bellissimi iceberg tabulari, quindi sono dei frammenti di ghiaccio continentale che arriva a mare e ovviamente inizia a galleggiare a muoversi con queste bellissime caverne colorate. Qui già incominciamo ad avere in qualche modo, diciamo, le prime avvisaglie del continente, perché abbiamo, no, degli uccelli, e queste sono delle petrelle che si riposano sopra uno di questi lastroni di ghiaccio. Queste ovviamente sono le bellezze di colori che si possono osservare, questi iceberg, tipo colonnari che vediamo qui. Questo è ancora un Pazzesco. altro tabulare. E poi ovviamente iniziamo a vedere qualche altro animale. Queste sono Ah. foche di Weddell, che sono delle foche, diciamo, molto, molto carine, molto curiose. Non sono come le leopardi, che sono pericolose. Questo è un iceberg tabulare tiltato. Penso che quando le foche e qualche delfino, ma, delfino, qualche pinguino magari vi vede, dice: ma che stanno venendo a fare qua? No, soprattutto i pinguini sono molto curiosi. E quindi niente, questo è appunto, l'hai chiamato, questo però è un pinguino imperatore, e poi si arriva in questa zona meravigliosa vicino appunto alla zona della base australiana, che è una fabbrica di iceberg sostanzialmente, quindi sono uno dietro l'altro, come delle grandi navi, no? Così, questi sono i colori che si possono vedere, che sono dei pinguini che stanno nuotando, e poi qui ancora una cosa eccezionale, che sono tutti questi branchi di cetacei che si possono vedere, questi sono tutti i puffs di ora, non so se riuscite, non riesco a trovare il puntatore, ma insomma si vede una pinna di un maschio. Insomma, una biologia che non siamo abituati a vedere, diciamo. Esatto, e qui ancora tutti i Bellissimo. nostri
iceberg. Ecco finalmente la Terra, ci stiamo avvicinando quindi a... Questa è un'isola che vedete qui in alto a destra. Ah sì, vedete noi delfini, i pinguini, ma perché li chiamo delfini? Ma che cavolo? I pinguini qui li vedete, poi vedete un'isola, quindi stiamo avvicinando al continente. Ma c'è una cosa, che di fatto il continente c'è qui. Ed è quella fascia bianca che vedete sopra l'isola. Vedete gli iceberg in alto? Sopra vedete la cosa bianca e poi vedete il cielo. Quella è l'Antartide vista dal mare, quindi una specie di grosso continente glassato, come una grossa torta, ed è impressionante. Cioè, ragazzi, sembra il cielo quello. Esatto, io pensavo fosse le nuvole, invece no. Ecco, siamo a Casey, questa è la stazione australiana, simpaticissimi, loro hanno un bellissimo pub, quindi è stata un po' una festa dopo 12 giorni di navigazione, e niente, di lì ci spostiamo con questi bimotori, questo è un DC-3, no? Quello di Casablanca, per intenderci. Yeah. E niente, questo è l'aeroporto. Ragazzi, questo è l'aeroporto più desolato che esiste al mondo. Però per dirvi come funziona, praticamente è una pista battuta, no? Con una manica a vento e così via dicendo. Vi dicevo che siamo passati per Concordia, siamo passati per il centro della Calotta. Concordia è una stazione franco-italiana molto importante perché è stato fatto un carotaggio che si chiama Epica, che ha raggiunto, diciamo, 3.000 metri e passa di profondità, quindi quasi 800.000 anni di storia della chimica atmosferica, quindi storia climatica del pianeta. Qui tra l'altro vedete un bellissimo, diciamo, un telescopio infrarosso che studia praticamente la galassia, quindi questo è un osservatorio astronomico molto molto gettonato, proprio perché per la pulizia dell'aria che abbiamo qui. Qui fa un freddo micidiale, però non c'è vento, quindi sono meno 40 per intendere, e si vive dentro questi due barattoli che vedete qui sulla destra, anche la scusa, sulla sinistra. Da lì siamo andati a Dumont-d'Urville in Francia, quindi a un'altra base francese, perché non potevamo andare al Mare Zucchelli perché c'è stata una tempesta che si è sollevata mentre stavamo volando, quindi ci hanno dirottato su questa base francese. Poco male, vino francese e cucina francese. Da lì poi ci siamo... Avete cambiato praticamente nazione in un attimo, cioè, perché c'era la tempesta. Sì. No, ma infatti è così, si cambia sempre tutto. Niente, qui finalmente, diciamo, stiamo arrivando alla base, di nuovo in aereo. Qui rivediamo appunto questo grosso vulcano qui, che è il Monte Melbourne, il Vesuvio di cui parlavo prima, ed ecco Mario Zucchelli, dove appunto la nostra base, da dove abbiamo messo insieme, diciamo, tutte le vertovaglie per fare il nostro campo che partirà dopo qualche giorno dall'arrivo da Mario Zucchelli. E niente, quindi in elicottero ci spostiamo, ovviamente vediamo cose spettacolari, appunto come questi ghiacciai di sbocco che drenano la Calotta, dobbiamo fare dei rifornimenti, questo dal punto di vista logistico è una cosa importante. Quando si organizza una spedizione, noi dobbiamo farci tutta una serie di stazioni di servizio intermedie per andare molto lontano, perché ovviamente i velivoli hanno delle... Sì, io stavo dicendo pure io prima, infatti, c'è tipo le motoslitte, devono avere... gestare di benzina, cioè, quindi esatto, questi qui sono degli accumuli di fusti di getta una che vengono predisposti prima della spedizione, quindi diciamo lo sforzo logistico non è semplice, no? E qui si arriva finalmente a destinazione, qui siamo al campo di Reckling Moraine, un posto meraviglioso con questa onda di 100 metri di ghiaccio. Che è un'onda che praticamente si forma perché sta, è ghiaccio che sovrascorre una montagna che sta qui sotto. Sta qui sotto, lo vediamo perché abbiamo tutto questo detrito che si vede in superficie, che viene eroso e portato in superficie. Quindi un'enorme area di ghiaccio blu dove andiamo a cercare, appunto, troviamo una bellissima meteorite, questa qui è una meteorite di Vesta, quindi di un asteroide. L'asteroide Vesta viene, Vesta. Sì. HD molto bella, e poi niente, ovviamente condizioni spettacolari. Queste sono le nostre tende che avevamo, cioè la tenda rossa dove dormivamo, la tenda blu che era la tenda dove cucinavamo, questo che vedete è un alone solare che si forma appunto per fenomeni di diffrazione della luce solare incontro che diciamo batte su dei cristalli di ghiaccio microscopici che si trovano in stratosfera. Questa è una classica giornata di ricerca, un freddo incredibile, un vento pazzesco che si sta raccogliendo. Però, ripeto, siamo ben coperti e poi ci divertiamo, perché effettivamente trovare un pezzo di asteroide così
È emozionante, devo dire che veramente uno fa un sobbalzo. E quindi niente, ovviamente le foto di, come si dice, ricordo, no? Per ritrovamento della metrite, possiamo trovarle piccolissime, perché si vedono molto bene su queste superfici dove non c'è nient'altro praticamente. E questo dovrebbe essere un video, vediamo se parte. Come faccio? Ho sentito un po' di rumore, no? Non sentite più Quell'audio. niente. E niente, questo è praticamente come vengono raccolte le metriti, vengono messe dentro queste buste di Teflon, e poi vengono conservate sotto il ghiaccio durante la durata del campo. E questa era Mamma mia. questo invece è un ritrovamento importante, perché questa è un'altra metrite lunare che abbiamo trovato. Questo ovviamente è uno scienziato come di fronte a questo ritrovamento, Questo sei tu. no, sono io, era una bellissima condrita questa, proprio meravigliosa. E niente, questo è invece il sole di mezzanotte, per dirvi appunto che Ah, il sole di mezzanotte, ecco. Questo l'ho visto in esatto. Islanda io, ecco. Il sole di Allora, mezzanotte fa favoloso. note appunto sulla neve, qui ci sono tutte delle righe che vanno praticamente da destra verso sinistra, quella lì è neve trasportata, quindi devi immaginare il vento che c'è in questo momento. L'abbiamo immaginato dall'audio del video, il vento. Questo è l'interno Pazzesco. della tenda cucina, quindi vedete che abbiamo un serbatoio dell'acqua che facciamo fondendo del ghiaccio, abbiamo un fornellino e qui questa è una serata un po' particolare perché cucinavamo dei popcorn che avevamo trovato dentro un deposito degli anni Mamma mia. 70 di una missione americana Oddio, che era io. stata insieme a delle patate, che è stato un po' un toccasana perché noi in questo campo remoto qui siamo rimasti bloccati e non ci riuscivano a riprendere per questioni di cattivo tempo. Per cui, insomma, alla fine aver trovato questo deposito di viveri degli anni 70 ci è servito appunto per alimentarci anche un pochino. E qui facciamo una festa appunto di popcorn perché ci hanno lasciato popcorn, Mi patate sembra The Martian, il film The Martian. Esatto. Qui vedete la stufa, no? Con sopra il pentolone per fondere il ghiaccio. E poi, appunto, vi dicevo, patate liofilizzate, quindi ci sono scappati una bella gnoccata. Quindi siamo riusciti a fare un po' di. No, questo era un po' così, un po' di folklore in tenda. Questo C'è è Marco Bettin che dice popcorn dannata, direi. Esatto, e questo è il giorno in cui buttiamo giù il campo, quindi finalmente riescono a prenderci. Era una giornata terribile, ma non c'avevamo alternativa, quindi immaginate smontare un campo così, montare e smontare un campo ci vuole praticamente 24 ore senza sosta, quindi è un po' pesante. Quindi diciamo, vi faccio vedere il prima e dopo Mamma mia, di oddio. Matteo. Matteo e Jerome all'andata, e questo è il giorno in cui abbiamo smontato il campo. E quindi questo per darvi un po' l'idea di come funziona una spedizione Antartide. Va bene, con questo Sì, abbiamo concluso. Vi ringrazio. puoi chiudere la condivisione? Ok, ecco. Allora, no, pazzesco, guarda, cioè, l'ultima foto, cioè, l'ultima foto che ho fatto vedere quando erano tutti ghiacciati, è una cosa che mi è successa anche a me in Michigan. No? Un giorno siamo arrivati a meno 33 sono arrivato, mi ricordo, in università col cappello, l'ho tolto, l'ho buttato sulla scrivania, sentivo i cristalli di ghiaccio che si rompevano. Pazzesco. Però esperienze favolose, veramente un'avventura da film. Cioè, veramente, guarda, io spero che prima o poi in qualche modo riesco ad arrivarci anche io a cercare di trovare meteoriti in Antartide. È Beh, una mia c'è un cosa po' di coda, ma insomma ci da vuole anche un sì. ricambio generazionale, quindi Vediamo, vediamo. va bene. Allora, c'è Sabrina Comandini, ecco, che fa una domanda, ma una cosa, necessità fisiologica e doccia, come vi arrangiate? Allora, Interessante. dunque, per il bagno, niente, abbiamo una tenda che chiamiamo appunto tenda bagno. E
quello che succede è che tutto quello che produci lo devi riportare a casa per motivi di pulizia, insomma, e quindi quello che succede è che fondamentalmente si fanno i propri bisogni appunto dentro questa tendina, si insacchetta tutto, si riporta tutto a casa per poi essere poi smaltito a più basse latitudini. Per quanto riguarda il lavarsi, allora, niente, ovviamente è una cosa molto personale, quindi per esempio io spesso con i miei studenti li invito sempre a lavarsi molto spesso e per fare questo si può fare in maniera molto semplice. La mattina si esce uno per uno, tanto per avere un minimo di privacy, e ci si lava con la neve, quindi si va di fuori in mutande e ci si lava con la neve. Ed è una cosa che se hai una tenda un po' riscaldata, diciamo, e rientri dentro, è di fatto molto piacevole. Quindi il lavarsi è così, quindi non è che c'è una doccia, ma prendi, diciamo, quella neve che di fatto è un po' una sabbia, quindi ti fa una specie di sabbiatura e ti lavi. L'altra cosa che Grazie a me. avete visto tutti i ragazzi in questa spedizione, ma di fatto ci sono ragazzi e ragazze spesso e volentieri. E questo, diciamo, cioè per dire che non è una cosa da maci, ecco, non è una cosa Sì. aperta a tutti, ed è anzi sempre molto piacevole quando ci sono. E ovviamente in quei casi lì, chiaro, bisogna trovare delle soluzioni per convivere, ecco, dal Sì. punto di vista della pulizia. Quindi, diciamo, quando uno va a farsi la pulizia all'esterno della tenda, ovviamente avverte, o ci sono i vari segnali e bandiere, quello che ti pare, insomma, in un modo lo trovi, ecco. Valentina, ti fai i complimenti, ma guarda, stai ricevendo tantissimi complimenti da tutti, ci sono anche Marco, Roberta, nessuno si aspettava di vedere con tutte queste foto delle spedizioni, Tanto è grazie, poi pazzesco ripeto. veramente. Comunque, io Sì. vi dico, volevo rispondere un po' a tutti quelli che hanno espresso, diciamo, la volontà di andarci. Io sono andato in Antartide, credo, anzi, no, ne sono convinto, perché una volta vidi una presentazione di un professore, che è il professor Carmignani, che è stato uno dei primi italiani ad andare in Antartide, aveva praticamente posto le basi delle fondazioni della base Mario Zucchelli, proprio quando ero studente, e detto, dissi, bah, certo mi piacerebbe andarci, e alla fine ci sono andato. Quindi, insomma, vanno un po' sognate le cose, no? Perché si realizzino. C'è Anna che ti fa questo grande, diciamo, un grande commento, cioè, quanto riguarda, sì, appunto. Anche la ricerca, cioè l'espedizione finanziata dal MIUR, cioè 2012, ci ha partecipato in qualche. Sì. Chiede, hai dovuto fare corsi di pronto soccorso e altro? Sì. Sicuramente. Allora, di solito, diciamo, il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide organizza del training, come si dice, dell'addestramento, sia dal punto di vista, diciamo, della sicurezza, e sia dal punto di vista del pronto soccorso, sia dal punto di vista del movimento su ghiaccio e così via dicendo. Queste cose vengono fatte in 2 settimane, una settimana sull'Appennino Tosco-Emiliano al Brasimone, dove si fa fondamentalmente teoria e primo soccorso, e invece l'addestramento sul muoversi sul ghiaccio lo si fa in Valle d'Aosta, generalmente con dei piccoli campi, tra l'altro molto belli. Ad esempio sotto il dente del gigante, per intenderci, di Ma cose quindi c'è veramente sì. l'addestramento pre-spedizione? Non lo sapevo questa cosa. Sì. Ah, beh, ottimo comunque. Cioè, Quindi. sì. Cioè, Anna Fanessi chiede: è vero che le zone di perimetro oltre l'Antartide possono essere Sahara, Loma, l'Australia e il Cile? Nel Cile, allora, i ragazzi conoscono tanto il deserto dell'Atacama perché c'è Daniele Gasparri che fa sempre le live da lì del cielo stellato. Quindi, diciamo, sì, il deserto dell'Atacama è un altro luogo molto, molto importante per la.
raccolta dei meteoriti, ma credo anche l'Oman in Sì, l'Oman, il quarto vuoto dell'Arabia. Sì. sicuramente tutti questi deserti qui sono delle aree molto molto buone perché, ad esempio, il deserto dell'Oman, praticamente le meteorite le trovano lungo dei corridoi interdunali, ci sono dei campi di dune, però come voi sapete, tra una duna e un'altra Ma Silvia Noman è così. sono delle zone, diciamo, non sabbiose, ecco, veramente. E quindi sicuramente anche là. L'Atacama è sicuramente, diciamo, una delle zone, diciamo, più gettonate in questo momento perché sono deserti che sono lì in quelle condizioni da 5 milioni di anni. Invece il Sahara, no, il Sahara nell'ultimo periodo glaciale, cioè 18.000 anni, era una savana, insomma, c'erano la gente che pascolava, gli animali e cose di questo genere. Quindi era molto più umido. Invece l'Atacama è molto molto vecchia, quindi è chiaro che se c'è dell'umidità le meteoriti sopravvivono poco, quindi diciamo dal punto di vista della quantità di materiali che puoi trovare in Atacama è sicuramente maggiore. Sì. Infatti ho Ragazzi, trovato. avete altre domande? Scrivetele tranquillamente. Io intanto vi condivido qua i prossimi eventi che ci saranno su Passione Astronomia. Ecco, condivido il link con tutti gli eventi. Domani sera c'è la live sugli ambienti estremi con Tommaso Nicolò, poi giovedì dell'astrobiologia, poi ci sono altre live nei prossimi giorni, come c'è anche il workshop di astrofotografia con Maraggi, e poi settimana prossima, il 26, c'è la diretta della Luna con Daniele Gasparri, e il 26 ci sarà un'altra live con me. Porterò un'altra ospite, stavolta non vi dico chi è ancora, ma è una YouTuber abbastanza famosa, e parleremo, diciamo, ancora non vi dico nulla, però No, continuate a seguirci. Allora, io vi lascio anche, ecco, come al solito, il link al mio canale YouTube, che si chiama Geocosmos. Ecco qua, vi invito tutti ad iscrivervi perché c'è un nuovo video ogni settimana dove parlo di queste cose strane. C'è un video anche su come trovare meteoriti sulla Terra. Quindi, appena un riassunto di quello che ho fatto oggi, però l'ha spiegato molto bene Luigi stasera. E niente, ecco questo. Volevo dirvi: c'è una domanda di Paolo a Paola Biondi. Per tornare dall'Antartide alla vita normale, è prevista una sorta di decompressione? Diciamo che forse diciamo, la prescistica la devono fare le persone che ti accolgono. No, scherzo. Diciamo così, forse ci vuole sì che le persone appunto del tuo nucleo familiare insomma, abbiano un discreto grado di sopportazione. No, non è vero. No, nessun tipo di pressione. È vero sì Perché che la ci vita. sono. No, no, assolutamente. Cioè, l'unica cosa che succede è che effettivamente sei un po' sottosopra, quello sì, perché tra l'altro c'è un fuso orario di 12 ore, quindi perlomeno dove stiamo noi. E quindi, diciamo, i primi giorni sei un po' invertito per certe cose, proprio fisiologicamente. Ma no, nessun tipo di decompressione, come Decompressione, nel ci senso. sono delle persone che fanno l'inverno, ecco, quelle io non lo farei mai, forse, credo proprio di no. No, l'inverno in Antartica. A che temperature si arriva in inverno? Nelle basi, però, intendo nella zona delle basi. Allora, sulla costa si può arrivare a temperature di meno 40, meno 45 tranquillamente, quando d'estate invece va ai noi adesso a zero, anche di più, sopra zero, no? Perché si sta riscaldando il Ah, pianeta. per il riscaldamento globale. All'interno, cioè a Concordia, dove ci sono alcuni invernisti, lì raggiungono anche meno 70, meno Sì, sì, durante sì, sì. l'inverno. E d'estate hanno più o meno un fisso meno 40. Sabrina Comandini, bisogna avere molto coraggio e fermezza per queste spedizioni con freddo glaciale. Avete anche supporto psicologico per le condizioni estreme? No, ci vuole, sì, ovviamente, diciamo,
capacità di adattamento, ci vuole capacità soprattutto, diciamo, i grossi problemi quali sono? Fisiologici. Uno è quello che uno tende a non dormire perché c'è sempre la luce e questo ovviamente quindi c'è proprio uno sfasamento, diciamo, ormonale. Ecco, quindi se si parlava prima di decompressione, forse questa è una delle cose che può contare. Per il sole di mezzanotte, giusto? C'è sempre la luce, se ne sta. C'è sempre la luce, quindi uno tende a non dormire. Non dormire può essere pericoloso, ma pericoloso perché ovviamente ti fa perdere, diciamo, le staffe oppure ti fa fare degli errori e così via dicendo. Quindi è importante, diciamo, avere quell'equilibrio per condurre una vita regolare, malgrado appunto le condizioni siano molto diverse. Di supporto psicologico c'è, nel senso che in base c'è sempre uno psicologo, c'è sempre un. Francamente non abbiamo mai fatto. Poi quello che conta ovviamente sono le persone che partecipano e quello che conta soprattutto è il capo spedizione. In questo Sì. Bella caso sarei io. Nel senso che responsabilità addosso. devi fare un po' da allenatore, no? Una squadra di tanti giocatori. Quindi. Però Sì. questo si impara. Maria Zan, Prof. Folco, Nicola, qualche volta ci parlate del famoso strato di Rilio. Ah, Guarda, il KT. sì, io l'ho visto da vicino, sia in Messico sia in Italia, perché ci sono posti in Italia dove, anzi in Italia c'è uno dei migliori posti dove si può vedere. Sì, il livello Allora, KT. Allora, di cosa stiamo parlando per chi non lo sa? Quando l'asteroide che ha portato all'estinzione i dinosauri, ha impattato sulla Terra, ha rilasciato dell'iridio che proveniva da questo asteroide, quindi iridio extraterrestre, in alcuni strati geologici, cioè i strati geologici generati da quell'impatto. Un po' di questo iridio si può trovare in questo strato geologico che vediamo in molte parti del mondo, e in Italia è possibile vederlo a Gubbio, che è vicino Urbino, cioè nelle Marche, questo strato, diciamo. la gola del portaccione. Gola del Bottaccione, sì. Questo. Va bene, se non ci sono altre domande, lasciamo cenare Luigi che ancora deve cenare. Dai, si è sacrificato per noi stasera, cioè alle 10:30, ancora non ha cenato, proprio per farci emozionare. Comunque, io vi ringrazio, è stato molto piacevole. Fanno tutti i complimenti come Avete fatto un po' di venire un po' di nostalgia, devo dire. sempre. A me mi ha fatto venire nostalgia di cose mai fatte, cioè, quindi, nonostante sono uno che ha girato tanto, cioè, il mondo, cioè, quindi, cioè, però l'Antartide ce l'ho proprio in lista, quindi in qualche modo ci devo arrivarci. Ok, ho capito il messaggio. Va Va bene. bene, Nicola. Allora, di nuovo, grazie a tutti quanti. Sì. Allora, noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi in questa straordinaria serata. Ecco, ultima parentesi, se pensate di aver trovato un meteorite, scrivete a me o a Luigi, però prima fate tutti gli accertamenti del caso, cioè, vedete, cioè, cercate di capire se è una crosta di fusione, eccetera, eccetera. E così potreste contribuire anche voi a scoprire nuovi frammenti del sistema solare, eccetera, eccetera. Va Bene, bene, sì. Ci vediamo grazie. al prossimo episodio live. Buonanotte a tutti e sempre, sempre cieli sereni. Buonanotte.